Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Brooks Caldera 7, una scarpa che mi ha stupito sotto tantissimi punti di vista, di cui adesso ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Caldera 7, qui troviamo la suola di Brooks, la Trail Tuck Green. Una suola che mi è piaciuta perché dal punto di vista della tenuta su tutto quello che è single track e sterrato naturalmente non ha nessun problema. Sulla roccia a livello di grip devo dire che si comporta molto bene. Roccia bagnata, dipende un attimo che tipo di roccia trovate, ma anche lì in generale mi sono trovato molto bene. Dove magari stenta un pochino è sul fango, che avendo questo alto numero di tasselli lì, ecco, magari si scivola un pochino. Quello che mi è piaciuto di più però di questa suola è che è stata completamente riprogettata. Soprattutto è stata riprogettata la struttura dei tasselli, come sono posti sulla suola. Infatti troviamo tutta una nuova costruzione laterale della suola. Questo fa sì che avremo un ottimo grip, un ottimo appoggio su quei terreni sconnessi e accidentati. Poi ne parliamo anche quando vediamo la stabilità, però questo davvero gli dà un boost non da poco. E poi anche grazie a queste scanalature presenti a metà della suola, queste scarpe vanno ad adattarsi molto bene anche ai terreni più accidentati. Quindi devo dire che la rivisitazione della suola che è stata fatta su queste Caldera 7 ha portato a dei miglioramenti veramente notevoli. Passando invece al comparto dell'intersuola, qui troviamo il d'intersuola in DNA Loft V3, in questo caso a nitroinfusione fatto direttamente da Brooks. Un'intersuola che è alto da terra 30 mm nella parte posteriore e 24 sull'avampiede, quindi un drop di 6 mm. Un'intersuola che mi ha veramente stupito per la sua morbidezza e per la sua reattività. Cioè, questo è un'intersuola che è veramente morbido e ci possiamo fare delle gare molto lunghe, ma allo stesso tempo un'intersuola che potete correrci anche 4 km e vi supporterà, vi darà la spinta necessaria per non fare troppa fatica. Davvero questo rapporto tra ammortizzazione e reattività mi ha stupito tantissimo. Forse tra tutte le scarpe da ultra che ho mai provato, questa è una delle più reattive. E questo mi piace veramente tanto perché dà modo, poi lo vedremo anche dopo, di poterla utilizzare in tantissime condizioni. Però sì, davvero questo DNA Loft V3, devo dire, è fatto veramente molto bene. Passando invece alla parte superiore della tomaia, inizio dal puntale, qui troviamo un puntale mediamente rigido. Non è super rigido, roba che se ci prendete a calci qualche roccia o qualche radice un pochino il male lo sentite, quindi magari facciamo un pochino di attenzione. Quello che mi piace poi del puntale è che tutta la struttura continua fino a metà del piede, facendo sì che tutta la parte della tomaia sia protetta da eventuali strappi, quindi anche da questo punto di vista molto bene. Parlando della tomaia in sé, questa è veramente molto traspirante. È davvero così traspirante che si riesce a vedere attraverso. Una tomaia che ci permetterà di poter utilizzare la scarpa anche nei climi più caldi, anche nelle giornate più afose, senza nessun problema. Davvero una tomaia che da questo punto di vista mi piace, sia che è stata un pochino rinforzata, ma soprattutto questa enorme traspirabilità. Parlando invece della parte posteriore del tallone, beh, il tallone è abbastanza strutturato nella parte inferiore, si destruttura pian piano che si sale. Come vi dicevo, la combinazione tra questo tipo di tallone e poi tutta la parte della suola nuova fa sì che questa scarpa sia veramente molto stabile. Possiamo utilizzarla anche su dei terreni abbastanza tecnici e non avremo nessun problema. Tra tutte le scarpe da ultra trail mai provate, probabilmente questa è una delle più stabili. E per quanto riguarda invece la parte superiore del collare, l'imbottitura è fatta veramente bene. Possiamo correrci anche su dei traversi senza nessun problema. A livello di lacci e linguetta, linguetta classica imbottita fatta bene che rimane al suo posto quando corriamo, e anche i lacci sono fatti bene che restano al suo posto. Troviamo anche un piccolo nastrino dove andare a riporre i lacci quando andiamo a correre. Per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede, troviamo un avampiede abbastanza normale. Abbiamo qualche millimetro in più, pensato già per quando magari facendo delle gare di ultra il piede tende a gonfiarsi. Però non c'è bisogno di andare a prendere mezzo numero o un numero in più. Diciamo che potete prendere il solito numero che prendete di Brooks in base ai centimetri indicati dall'azienda e andrete sul sicuro. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio queste nuove Brooks Caldera 7. Secondo me vanno bene per tutti. Dal principiante che vuole avvicinarsi al mondo del trail ed ha bisogno di una scarpa ben ammortizzata, all'atleta più esperto che invece ha bisogno di una scarpa sia ammortizzata per fare le lunghe distanze, ma anche ben reattiva per poter spingere nei tratti in cui bisogna correre veloci.
Per quanti chilometri invece andare a utilizzarla? Beh, secondo me ci si può fare delle gare veramente lunghe. Anche una gara che supera i 300 km non sarà un problema. Magari vi sconsiglio di utilizzarle per gare troppo corte, perché in quel caso lì Brooks è sicuramente dei modelli più adatti. Però con queste potete veramente fare tantissimi chilometri senza dovervi preoccupare. Anche perché, come dicevo, poi a livello di tenuta tiene abbastanza ovunque. Magari un occhio d'attenzione se troviamo del fango, ma per il resto anche delle gare che hanno un terreno molto misto all'interno del tracciato non saranno sicuramente un problema. Dunque, arriviamo alle conclusioni per queste Brooks Caldera 7, iniziando dal prezzo, perché sul sito di Brooks le si trova a 150 euro, online le si trova già anche altro nei 120 euro. Ve le consiglio? Sì. Sì, perché secondo me è un'ottima scarpa a tutto fare. Come peso poi si aggira nella classica taglia 42 sui 300 grammi, quindi peso nella norma. È veramente un'ottima scarpa a tutto fare. Potete prenderla e utilizzarla un po' per tutti i tipi di sentiero, un po' per tutti i tipi di gare. Quindi è davvero una scarpa con delle tecnologie molto particolari e anche direi super azzeccate. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!